problema è che su questa barca le borose sono state montate al contrario. Ricevuto, cambio. Io sono Giulia e questa è la mia casa, Alba. Dopo aver vissuto 4 anni a Copenaghen, ho deciso di cambiare vita e trasferirmi su una barca a vela, con la quale ora sto navigando dalla Spezia verso la Sicilia. Iscrivetevi al canale e benvenuti a bordo. La scorsa settimana ci siamo spostati dall'isola d'Elba all'Argentario e abbiamo provato l'ebbrezza di navigare Libolina a tutta velocità. Oggi lasciamo la Toscana e vediamo se è vero che tutte le strade portano a Roma. Buongiorno amici, sono le 5 del mattino e stiamo per partire per un'altra giornata di navigazione da Cala Galera, vicino al Porto Ercole all'Argentario, andremo verso il porto di Roma. E abbiamo preparato tutto, abbiamo staccato il capo della corrente e adesso siamo pronti a partire. An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole act, a light that die with the night. Siamo partiti, il cielo stellato ha ripagato le partite del mattino, veramente è bello allontanarsi dalla costa, dalle luci della costa e poter ammirare tutte le stelle del cielo. Visto che è ancora completamente buio, sono stata un po' fuori in prua con la luce in testa per assicurarvi che non ci fossero calamiti e voi nei pescatori, perché anche se dovrebbero essere segnalate con una luce di notte, in realtà a volte la luce non funziona, comunque non è visibile. Per questo motivo bisogna stare molto attenti, perché se si prende una rete o una cima dell'elica è la fine, cioè bisogna andare poi sott'acqua a sperare che l'elica non si sia danneggiata. Sono scesa di sotto adesso per dare un'occhiata alla carta e al GPS che ho riportato anche sul mio iPad. Ho visto che c'è un'area interdetta, voglio verificare effettivamente che cos'è e se si può comunque navigare soltanto l'ancoraggio interdetto. Bisogna sempre stare attenti dove si naviga. L'alba di un nuovo giorno di navigazione è sempre carica di emozioni e aspettative, soprattutto quando i colori di cui si tinge il cielo sono questi. Ho appena chiamato il porto di Roma per sapere se c'è posto. L'unico problema che abbiamo è che oggi è domenica e il distributore del carburante è chiuso. C'è un self-service in città, però noi abbiamo, ovviamente abbiamo la barca che non possiamo portare sulla strada. Abbiamo 2 taniche, una piena e una vuota. Trasferiremo il contenuto di quella piena nel serbatoio del gasolio e poi cercheremo di andare a riempire le 2 taniche, solo che trasportare a piedi 2 taniche di gasolio da 20 litri ciascuna non è proprio il massimo, quindi speriamo di trovare un carrello, una cariola o qualcosa da utilizzare. Però per il resto tutto bene. Adesso abbiamo un grande progetto, che è quello di modificare il sistema delle borose per prendere le mani di terzaroli. Per chi non ne sa molto di vela, significa le mani di terzaroli si prendono quando si vuole ridurre
la randa, quindi la randa, la vela che sta tra l'albero e il boma, la vela di poppa, diciamo, è triangolare, e per ridurla bisogna ridurre entrambi i lati. Per questo motivo bisogna quindi ridurre la base e tenere la vela fissa sul boma alla base, e contemporaneamente lascare la drizza della randa, che fa in modo che la vela possa scendere. Il problema è che su questa barca le borose sono state montate al contrario, nel senso che i circuiti si incrociano e quindi le cime rimangono strozzate dove invece dovrebbero scorrere. Quindi cerchiamo ora di cambiare un po' il sistema in modo che le manovre siano un po' più agevoli da svolgere. Take your time, fall in line someday. It's hard to win, hard to pin. La navigazione procede molto bene, fa molto caldo, sono le 5 e un quarto del pomeriggio, sono in maniche corte, riesco davvero a percepire l'aumento di temperatura, dato dal fatto probabilmente che ci stiamo muovendo verso sud. Il tempo è molto bello e ci stiamo avvicinando a Ostia, entreremo nel porto turistico di Roma, è la prima volta che ci andiamo. Abbiamo provato il sistema delle borose, dei terzaroli che avevamo predisposto prima e tutto sembra funzionare, dobbiamo ancora fare un paio di aggiustamenti alla randa, ma comunque c'è un grande miglioramento rispetto a prima. La vela scorre molto meglio su e giù e penso che arriveremo in porto fra un'ora, un'ora e mezza, se i miei calcoli sono giusti, forse un po' di più, e poi prepareremo la barca per un'altra giornata di navigazione. La mettiamo al 556. 556, ok, ma è una barca che ha provato con noi? È un transito, sì. Allora senti, stavo facendo una fiera con una garda? Sì, sì, certo, certo. Che allora imbarcazione Adventure da Torre Porto di Roma. Se vuole puoi entrare in porto, passi qui le due imboccature e poi accosti a sinistra e attenda l'arrivo del nostro comune. Ricevuto, cambio. Sì, prego. Leave the clothes on the floor. Tonight it's me you on top of.
siamo arrivati al porto turistico di Roma, ci siamo sistemati, ci sono un paio di cose da fare, nel senso che l'attacco della corrente è diverso da quello che abbiamo noi, quindi adesso dobbiamo procurarcene un altro e non possiamo fare carburante perché il distributore stradale è troppo lontano e noi non riusciamo, non c'è nessun carrello, nessuna carriola per poter trasportare le taniche. Quindi dovremo aspettare fino a domani mattina alle 8:30, orario in cui aprirà anche l'ufficio del porto e potremo riconsegnare le tessere per entrare e uscire, quindi non potremo partire presto domani mattina. È un peccato perché il tempo è bello per navigare domani, ma faremo in modo di sfruttare il tempo che abbiamo per riposarci, magari per fare un pochino di rifornimento anche di cibo. Siamo un po' carenti di pane. Mentre mio papà, mia mamma e il mio fidanzato sono fuori a sistemare la passerella, perché qui il molo è più alto, quindi non possiamo salire e scendere dalla barca senza passerella, io sistemo qui sotto e preparo la cena. Stamattina non siamo riusciti a partire presto perché dovevamo fare rifornimento di carburante, comprare il pane e ne abbiamo approfittato per sistemare un po' la barca. Abbiamo pulito la cambusa, tutta la cucina, fatto molta spesa, sistemato tutto il cibo nei gavoni, mi sono occupata io personalmente di controllare che frutta e verdura non andassero a male, mettere la frutta e la verdura più mature davanti in modo che fossero più accessibili e il resto un po' più sistemato un po' più indietro, e abbiamo lavato la barca e adesso stiamo per partiremo per una navigazione un po' diversa dal solito, sarà una navigazione notturna e vedrete tutto questo però nel prossimo episodio. Io vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo nel prossimo video. Rimanete a bordo la prossima settimana, quando affronteremo la nostra prima navigazione notturna, ci immergeremo nei colori di un tramonto mozzafiato e approderemo su un'isola tutta da esplorare.